two, three, let's go! Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci siamo svegliati molto presto perché siamo venuti a Samut, che è una provincia di Bangkok. Infatti ci troviamo a quasi un'ora dal centro città, perché oggi veniamo a scoprire una delle cose più belle di questo, di questa zona, cioè il mercato sui binari. Allora ragazzi, senza dubbio un'esperienza particolare, e diciamo che vedendo il video su Facebook sembrava una situazione molto più tranquilla. In realtà è pieno di turisti, come avete visto, tant'è che anche gli abitanti del posto stanno anche un po' stufando di questa situazione. Comunque è stata un'esperienza da ricordare, questo sì, soprattutto quando passavamo sotto il mercato, nelle parti coperte, dove c'era un forte odore di carne avariata, perché qui apre il mercato alle 6 di mattina e dalle 6 che ci batte il sole, quindi immaginate voi la carne sotto il sole, già sono le 9, sono 3 ore che sta lì sotto, non è il massimo. Comunque adesso riprendiamo la nostra auto e ce ne andiamo al mercato galleggiante. E allora ragazzi, eccoci qui, siamo sulla nostra imbarcazione, siamo venuti al mercato galleggiante di Dam Noen, perché quello centrale a Bangkok non è niente di che, quindi ci facciamo questa oretta di giro in barca e poi possiamo scendere a piedi, quindi ci facciamo un giro proprio al mercato, anche quello terreno. E tanto qua è così perché tutti quanti cercano di prenderti, di prendere la barca e di venderti tutto quanto quello che hanno. Per il momento l'atmosfera è molto bella, molto rilassante. Abbiamo scelto la barca a remi e non quella a motore, per il semplice fatto che ci è stato consigliato dalla guida, in quanto è un'esperienza più rilassante, più tranquilla, e per il momento ci sta piacendo veramente tanto. A te piace? Che cosa? Il mercato? Sì, tantissimo. Bello, poi non c'è tanta confusione a quest'ora. Quindi... Sì, è molto molto tranquillo. Sì, bello. We'll be right back.
ragazzi, come vi ho già detto prima, il mercato galleggiante si divide in due parti. C'è una parte dove si viaggia con la barca e il consiglio che io vi do è quello di utilizzare la barca senza motore, perché andrete a vivere un'esperienza molto più rilassante e più tranquilla. Detto ciò, c'è una seconda parte che invece si trova proprio sulla terraferma, e anche qua il mercato è molto grande, si vende qualsiasi tipo di prodotto. Che ci compriamo? Souvenir. No, c'è una parte dedicata alla frutta, alla verdura, una parte dei souvenir, e quindi adesso noi ci facciamo un po' un giretto qui, poi ci abbiamo appuntamento tra un'ora con la nostra guida che ci riporterà a Bangkok, perché poi dobbiamo visitare ancora tanti altri tempi, tra cui anche il Grand Palace, che ieri abbiamo trovato chiuso perché era il Buddha Day. Quindi speriamo di non trovare ulteriori sorprese oggi. Bene ragazzi, allora siamo pienamente soddisfatti della scelta di questo mercato galleggiante piuttosto che quello centrale di Bangkok, perché è vero che anche questo è abbastanza turistico, ma non ha nulla a che fare con quello di Bangkok città. Vi consiglio di prendere il mercato galleggiante in abbinamento con il mercato sulla ferrovia, perché vendono proprio il pacchetto unico e sono entrambi un'esperienza da ripetere, la ripeterei altri milioni di volte per quanto è stata bella. Detto ciò, noi stiamo andando al parcheggio dove ci aspetta la nostra guida, riprenderemo la macchina, torniamo a Bangkok città che ci aspetta il Grand Palace. Andiamo!